Sono le 12.39 del 12 febbraio 2024. Qui, questo non è un sentiero, comunque è un gradino di roccia e qui sotto c'è il vuoto, non molto, comunque sempre vuoto c'è. Quindi adesso, istintivamente, percorro il tratto più agevole, sì. Quindi questo è un percorso non obbligato, più consigliabile per me per superare le asperità. Quindi qui c'è un altro costone roccioso. Poco fa sono sceso da lì e ho fatto un bel giro, quindi ho visionato l'intera area. Sottostante c'è una piccola palestra e ho lasciato il giubbino lì. Adesso ho ripreso il giubbino. E qui c'è una ceppaia di carpine nero. Andiamo di qua. Il percorso è molto agevole. Per chi non lo sa, i cinghiali, soprattutto le volpi qui, un continuo andirivieni, ma anche il maltempo, la pioggia. Qui c'è uno strato di terriccio e soprattutto di foglie. Guardate quanto è bello. Qui sotto, a circa 800 metri, c'è area archeologica della Dea Ancizia, comune di Luco de Marzi. Procede, sì, procedo senza fretta, come si dice, la calma è la virtù dei forti. Io sono in grado di arrampicarmi, ma ho già solo a mettermi le mani. Non ci si improvvisa arrampicatori qua, dalla montagna, assolutamente no. Sono difficoltà che nel corso dei miei anni ho incontrato spesso. Per me rimane facile, non certo per gli altri. Vedete, bella sta roccia, eh? Continuo a percorrere. Qui praticamente l'ultimo terremoto che c'è stato il 13 gennaio 1915, e un pezzo di montagna è andato a terra. Qui c'erano tutti terrazzamenti agricoli antichi con muri a secco. Adesso la maggior parte sono scomparsi, però sopra la parte meno scoscesa esistono ancora, sì. Ma quello devo tornarci. Intanto continuo a scendere qui e qui vedo che c'è un altro strato di rocce e spesso le grotte si trovano ai piedi delle falesie, di solito. Sta imbrattato. Vabbè, sono riuscito.